La marca temporale permette di associare data e ora certe e legalmente valide a un documento informatico, attestando il preciso momento temporale in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Consente inoltre di garantire la validità nel tempo del documento firmato digitalmente su cui è apposta. In questo modo la firma digitale risulta sempre comunque valida, anche nel caso in cui il relativo certificato risulti scaduto, sospeso o revocato, purché la marca sia stata apposta in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del certificato di firma stesso. In caso di prima marcatura di un documento con il software Aruba Sign, procedere prima alla configurazione di un proprio account, seguendo le procedure indicate nel tutorial dedicato. E solo una volta configurato l'account di marca temporale, avviare il software Aruba Sign, aprire il menu Funzionalità e selezionare la voce Marca, aprire la scheda Marca, caricare il file mediante il pulsante Seleziona documenti oppure selezionare e trascinare il file che si desidera marcare all'interno della schermata. A questo punto selezionare il formato di marca temporale desiderato. Utilizzando il formato TSD, il file creato comprende sia il file sottoposto a marcatura che la marcatura temporale stessa. Se si appone una marca temporale in formato TSD e si desidera inviarla a un destinatario, non è necessario inviare anche il documento di origine. Utilizzando il formato TSR, il file creato contiene solo l'impronta del file, non tutto il file, e la marca temporale in formato TSR è separata dal documento. Pertanto, per verificare il file TSR, è indispensabile possedere anche il documento sottoposto a marca temporale e che ha generato il TSR stesso. Se si appone una marca temporale in formato TSR e si desidera inviarla a un destinatario, è necessario anche inviare il documento di origine. Dalla colonna Documenti da marcare è visibile il documento caricato. Dalla colonna Output, nel campo apposito, la possibilità di rinominare il documento da marcare. Abilitare il checkbox indicato per salvare il file nella cartella di origine, oppure cliccare sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Cliccare su Marca per procedere. Il documento è stato correttamente marcato. A questo punto aprire direttamente la cartella in cui è stato salvato mediante il pulsante Apri cartella, oppure cliccare su Chiudi per chiudere la schermata. Aruba Sign non indica il numero di marche di volta in volta utilizzate, ma per verificare le marche temporali residue basterà accedere dal proprio browser all'indirizzo servizi.arubapec.it/tsa/marcheresidue.php. Dal form visualizzato inserire le credenziali del proprio account di marca temporale e cliccare su Accedi. Si accede alla pagina da cui visualizzare le marche residue.